Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. È riuscito l'atterraggio del Falcon 9. Dopo il fallimento del 28 giugno, il veicolo di rifornimento spaziale riutilizzabile SpaceX Falcon 9 è riuscito nell'impresa di decollare, portare in orbita un carico utile di 11 satelliti ed il suo primo stadio è riuscito ad atterrare integro e perfettamente in verticale alla base. Il razzo ha due stadi, di cui al momento solo il primo è recuperabile e riutilizzabile in teoria all'infinito, è decollato alle 20:29 ora della Florida, 2:29 ora italiana. Dopo pochi minuti il primo stadio, spinto da 9 motori Merlin, è rientrato ed atterrato in verticale in uno spiazzo d'atterraggio a 10 km di distanza da Cape Canaveral. Per la compagnia SpaceX Exploration Technologies, fondata dal visionario magnate sudafricano Elon Musk, si tratta di un grande successo. Se confermerà la sua abilità, il Falcon 9 potrà aspirare a diventare il mulo di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, che al momento deve contare solo sugli antiquati ma affidabili russi Soyuz. SoundSight Training, l'ecolocalizzazione per far vedere i ciechi. L'innovativo software ha l'ambizioso obiettivo di dare la vista ai ciechi con il suono, sfruttando una tecnica che può essere adottata anche dai normodotati per aumentare la percezione di sé nell'ambiente. In una parola, ecolocalizzazione. Il prototipo del software è pronto e presto sarà online una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere i 250.000 euro necessari a sviluppare il prototipo e renderlo accessibile a tutti. SoundSight Training è una realtà virtuale acustica che simula l'interazione del suono con diversi scenari, dando l'occasione ai non vedenti di imparare come ecolocalizzarsi nello spazio. Due italiane fra le 25 donne della robotica mondiale. Ci sono due italiane tra le 25 donne nel campo della robotica mondiale. Sono Cecilia Laschi, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e Barbara Mazzolai, dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Ed entrambe progettano robot ispirandosi alla natura. La classifica è stilata da RoboHub, la maggiore comunità scientifica internazionale degli esperti di robotica, ed è stata rappresentata nella più grande conferenza mondiale sui robot e automazione. Laschi dell'Istituto di Biorobotica ha scelto il polpo come modello per realizzare il primo robot soffice, mentre Barbara Mazzolai, che coordina il centro di microbiorobotica, è responsabile del progetto Plantoide, il primo robot ispirato alle piante. Scoperti i neuroni musicali nel cervello umano. Gli scienziati hanno sottoposto 10 volontari a 165 suoni diversi, scoprendo che nella corteccia uditiva esiste un set di neuroni che si accendono e inviano i propri impulsi solo in presenza di musica. Gli scienziati hanno analizzato l'attività cerebrale con la risonanza magnetica funzionale, trovando una sorta di carillon cerebrale, un'area che si è evoluta in modo specifico per apprezzare una melodia o un ritmo. I due gruppi di neuroni si trovano in diverse parti della corteccia uditiva, suggerendo l'esistenza di percorsi separati nel cervello per l'analisi della musica e della parola. In passato i ricercatori pensavano che apprezzare la musica fosse un effetto collaterale del decifrare altri suoni complessi come il discorso. Il nuovo lavoro suggerisce invece che la musica può anche aver avuto un ruolo nello sviluppo del cervello umano. I Beatles online per la prima volta. Come riportato da un resoconto della Billboard, per la vigilia di Natale, l'intero album dell'iconica band sarà finalmente disponibile online, su un sito ancora non specificato. Una selezione della grandissima libreria della band, che riporta 309 canzoni, è comunque già disponibile per essere scaricata sul sito Pandora. L'etichetta musicale della band è sempre stata restia verso la modernizzazione e ne è passato di tempo prima che le canzoni dei Fantastici 4 comparissero su CD e fossero scaricabili da iTunes. Evidentemente il ritardo non è stata solo un'abitudine della carriera di Paul McCartney, il suo album è stato tenuto lontano da qualsiasi tipo di streaming fino al 2010. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, arrivederci!